Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e con purtroppo un'altra notizia di una morte sulle strade d'Abruzzo, perché un uomo di 40 anni, Marco Paolini, residente a Castelvecchio Subequo in provincia dell'Aquila, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina sulla SS5 Tiburtina Valeria al chilometro 187 nel territorio comunale di Tocco da Casauria in provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo, mentre percorreva la Tiburtina per cause in corso ancora di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, una Triumph 800, cadendo a terra e riportando lesioni gravissime che hanno determinato il decesso immediato del quarantenne, nonostante i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118 arrivati poco dopo. E ora ci spostiamo a Pescara, una denuncia, quella del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, una denuncia pubblica su quanto accade nel quartiere di Rancitelli. Il consigliere Pettinari ha mostrato alle telecamere lo stato di abbandono e la pericolosità appunto di un quartiere vittima della criminalità. Allarme Rancitelli, il Movimento 5 Stelle oggi denuncia, davanti a telecamere stampa, la situazione di degrado e incuranza nella quale vivono le famiglie. Oltre all'allarme sicurezza dovuto dalla delinquenza presente nel quartiere, l'appello è a tutte le istituzioni che in tanti anni non hanno mai risposto alla richiesta di aiuto dei suoi residenti. Qui c'è un proprietario delle case popolari che è la Regione Abruzzo, c'è un presidente della Regione, hanno chiesto con forza e chiediamo con forza la sua presenza perché servono soldi per ristrutturare case che stanno letteralmente cadendo, pericolanti, che mettono a serio rischio anche l'incolumità pubblica. Non solo, siamo in un quartiere difficilissimo dove lo spaccio di droga è quotidiano, ci vogliono presidi fissi ma anche mobili di polizia, un controllo del territorio e poi i servizi, manca un assistente sociale, mancano servizi di accoglienza e quant'altro, non bastano interventi sporadici per magari ristrutturare un parco, prima di ristrutturare un parco devono ristrutturare le case dei cittadini che stanno crollando. Signora, lei da quanti anni vive qui? 40 anni. Quali sono i disagi che avete lamentato? Disagi, ascensori sempre rotti, portone sempre rotto, scale rotte. Nessuno che fa le pulizie per le scale, nessuno mette una lira per pulire, insomma, è un macello. La situazione è di persone che sono anche in là con gli anni, si parla anche di paura. Sì, si parla di paura perché qui c'è un alto tasso di criminalità, piccoli spacciatori, quindi e noi abbiamo paura, cioè lo si fa in casa, nei portoni. Le porte non si chiudono, dicevate? No, le porte. C'è stato rimesso poc'anzi, neanche un mese fa. Già è rotto perché devono I entrare citofoni non funzionano. da un anno e più. La posta non ci arriva, o arriva in ritardo, o viene rubata. Il sindaco di Scontrone, in provincia dell'Aquila, Ileana Schipani, ha disposto lo sgombero di tre strutture gestite da una cooperativa in cui sono ospitate alcune decine di migranti richiedenti protezione internazionale. Nei locali, nel corso di una ispezione condotta dai carabinieri del NAS di Pescara, insieme ai militari della stazione di Alfedena e della compagnia di Castel di Sangro e al personale della ASL, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e sovraffollamento. All'esito degli accertamenti, il primo cittadino con apposito provvedimento ha ordinato lo sgombero delle tre strutture entro 3 giorni, il divieto di accesso e utilizzo dei locali fino alla bonifica e al ripristino delle condizioni idonee. L'ordinanza impone infine di provvedere all'immediata sistemazione degli ospiti. E ora ci spostiamo a Francavilla al Mare, dove il primo cittadino uscente, Antonio Luciani, alla presenza del governatore della Regione Abruzzo, D'Alfonso, ha annunciato l'avvio dei lavori per il completamento del tanto atteso porto turistico. Quando sono diventato sindaco era stato posto sotto sequestro. Oggi posso dare una notizia tanto attesa. Il porto turistico di Francavilla verrà completato. Antonio Luciani in una conferenza stampa affollatissima dall'annuncio dell'avvio dell'opera. Ovviamente ci sarà bisogno di un cronoprogramma di lavori che
penso si stimi intorno all'anno solare, quindi l'obiettivo sarà avere l'approdo pronto per l'estate 2017. Lo dico con grande soddisfazione perché era uno di quei problemi, ora lo posso confessare, che pensavo di non riuscire a risolvere, invece grazie al governatore Luciano D'Alfonso e grazie a una grande attività svolta dai tecnici, dagli uffici, da tutti, siamo riusciti anche a risolvere questo problema. Cosa le è mancato fino ad oggi per poter proseguire e concludere i lavori? Beh, intanto il finanziamento che è arrivato alla Regione per 2 milioni e mezzo di euro, direi che è la cosa principale, e dopo soprattutto anche una sistemazione di una pratica amministrativa che, ahimè, era partita nel peggiore dei modi e quindi è servito fare molto, compreso riottenere la valutazione impatto ambientale che la stessa Regione ci ha rilasciato con l'apposito comitato pochi mesi fa, un paio di mesi fa. È il governatore d'Abruzzo a dire che Francavilla dimostra di essere il comune d'Abruzzo più diligente, merito di un sindaco che ha fatto dell'avvocatura la sua filosofia di gestione. Ma quest'opera è un'opera che ha seguito una procedura da comune eccellente, è stato il primo comune a concludere gli obblighi giuridicamente vincolanti. Un'altra opera importante sarà quella del pontile, ha parlato anche di quello. Sì, io mi faccio carico di trovare le risorse per rigenerare il pontile, che è un'opera che deve parlare e deve introdurre al parco più grande d'Abruzzo, che è il mare Adriatico. Tutte le associazioni ambientaliste parteciperanno compatte il 12 marzo alla manifestazione in programma a Pescara per chiedere mare e fiume puliti. Associazioni ambientaliste unite e compatte per partecipare il 12 marzo a questa importante manifestazione. Sì, il 12 marzo facciamo un appello a tutti i cittadini di Pescara, ma anche di tutta la regione Abruzzo, che hanno dovuto assistere inermi alla contaminazione delle acque che non è un problema di questo periodo, ma che è dovuto a 20 anni di incuria delle amministrazioni nei confronti della tutela dei fiumi e del mare. Ricordiamo che da dati dell'anno scorso, a livello europeo il 2% delle acque sono inquinate, mentre la regione Abruzzo presenta un dato allarmante che è quello del 20% del totale delle acque che presentano una qualità scarsa. Siamo in attesa a marzo delle nuove analisi che probabilmente, se non confermeranno questo dato, probabilmente sarà un dato peggiorativo, proprio dovuto al fatto che quest'estate c'è stato quel grave sversamento di liquami nel fiume e quindi nel mare, e che ci sono stati tantissimi casi di patologie come l'impetigine che hanno afflitto i cittadini pescaresi. Il comune di Montesilvano annuncia la risoluzione di contratto con la società di gestione rifiuti Tradeco. Fino a nuova assegnazione però la stessa si occuperà di garantire i servizi alla città. Risoluzione del contratto da parte del comune di Montesilvano nei confronti della Tradeco, società incaricata della raccolta dei rifiuti e dei servizi di pulitura. Dopo una lunga serie di lamentele da parte dell'amministrazione e proteste da parte dei lavoratori, il rapporto è stato chiuso in via definitiva, ma avvisa il sindaco, la società dovrà continuare a provvedere alla pulizia della città fino a nuova assegnazione. Beh, fino a quando non individueremo il nuovo gestore. Purtroppo questa decisione, che è una decisione oggettivamente estrema, si rende necessaria perché questa amministrazione, ma sostanzialmente tutti i cittadini, non sono e non erano contenti di un servizio che veniva erogato in maniera non continuativa e non all'altezza degli standard che questa città si aspettava. Abbiamo tentato in ogni modo di pungolare la società al rispetto delle disposizioni contrattuali. Era quando la Tradeco è entrata nella gestione del servizio qui a Montesilvano, grossi miglioramenti non ce ne sono stati, quindi necessariamente per tutelare gli interessi dell'amministrazione ma anche di tutti quanti i cittadini abbiamo risolto il contratto con la Tradeco. Ecco, adesso per trovare una nuova società come procederete? Beh, abbiamo diverse opportunità, creare una società in house che svolga il servizio direttamente sotto il controllo e l'impulso dell'amministrazione, sia quello di prendere in considerazione la possibilità di allargare il servizio in house già attivo in città a noi vicine, ma anche quello probabilmente di fare un nuovo bando che abbia come obiettivo quello di aumentare i livelli di raccolta differenziata
evidenziata, ricordiamo a Monte Silvano sono fermi ad un umiliante 22%, perché solamente andando a incrementare la raccolta differenziata si possono abbattere i costi. Presentato ieri mattina presso la Camera di Commercio di Pescara il Master di secondo livello in diritto ed economia del mare. Rettore, torna questo Master di secondo livello in diritto ed economia del mare, una grossa opportunità per il territorio e anche per gli studenti ovviamente. Un Master di qualità fatto in collaborazione tra diverse istituzioni, le università, la Camera di Commercio. Ed è diciamo, un'offerta che si unisce all'offerta formativa della nostra università e di quella di Teramo, e credo che sia un segnale importante di collaborazione con il territorio, con le istituzioni. È quello che vogliamo fare come università, non soltanto fare attività formativa con i corsi di laurea normale che offriamo a tutti gli studenti, ma collaborare con le altre istituzioni per un'attività formativa di terzo livello. Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo? Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo, per l'Italia e per Pescara, quindi è giusto che ci sia un master di questo tipo che fornisce gli elementi importanti per chi è più giovane, per gli studenti, per comprendere appunto l'importanza del mare nell'economia della nostra nazione, ma direi anche del nostro territorio. Tra l'altro parliamo di un master unico in Italia. Sì, è un master unico in Italia, esattamente, ma è unico anche per come è stato concepito, per le professionalità che sono state reclutate, che vengono reclutate per offrire diciamo, questa attività formativa di grande qualità. Il 6 marzo Campli ospiterà il primo raduno Fango e Neve con oltre 100 quad provenienti da tutta Italia. Domenica 6 marzo, appuntamento per tutti gli appassionati del quad con il primo raduno Fango e Neve Città di Campli, organizzato dall'associazione sportiva Gli Affossati. L'associazione è stata costituita formalmente nel 2015, il raduno vedrà anche la partecipazione di equipaggi che verranno da tutte le regioni limitrofe, e per questo approfitteremo per promuovere le nostre bellezze presenti sia a Campli che esternamente. Uno degli intenti principali dell'associazione è quella di promuovere anche l'utilizzo del quad. All'evento, patrocinato dal Comune di Campli e dalla Federazione Motociclisti Italiani, sezione di Teramo, parteciperanno ben oltre 100 quad provenienti da tutta Italia. Il percorso sarà misto tra difficoltà, trial, fango, acqua. Proveremo un po' tutto, proveremo. Si dividerà in varie zone, una parte alta, la parte iniziale, dopo la partenza dal centro storico di Campli, poi si scenderà più a valle, dove cominceremo a trovare fango, acqua, e troveremo subito dopo un ristoro. Si concluderà facendo di nuovo guadi e salite abbastanza difficoltose, dunque solo per trazione 4x4, dove appunto la bravura la maestria del pilota farà la differenza. Questi atleti che praticano quad ed enduro molte volte, oltre a svolgere attività sportiva, svolgono attività per il sociale, tant'è vero che vengono spesso coinvolti in attività di protezione civile. Infatti il 4 febbraio 2016 la Federazione Motociclistica Italiana ha deciso di istituire proprio un dipartimento di protezione civile che collaborerà in stretto contatto con il Ministero degli Interni proprio per tutti questi praticanti attività di quad e di enduro che conoscono benissimo il territorio e vengono spesso chiamate nelle emergenze proprio per rintracciare o persone perse nelle varie escursioni o come purtroppo accadde all'Aquila. Ricordo che all'Aquila i primi ad intervenire furono nella notte stessa gli enduristi ed i quaddisti. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva, è stato un pomeriggio intenso con le partite di Serie B che hanno completato la 28ª giornata. Non ci saranno ulteriori posticipi perché si tornerà in campo già da lunedì con Cagliari Novara e poi con le altre gare della 29ª giornata martedì sera.
Queste le partite di oggi: Avellino-Livorno 2-1, Brescia-Como 2-1, giocata ieri Cesena-Cagliari 2-0, Crotone-Vicenza 2-0, Latina-Modena 0-1, Novara-Provercelli giocata ieri 1-1, Pescara-Ascoli 2-2, Ternana-Spezia 1-2, Trapani-Salernitana 1-1, Entella-Perugia 2-1, Lanciano-Bari 1-0. Classifica: in testa sempre il Cagliari con 61 punti, si avvicina il Crotone a quota 59, il Pescara sale, per modo di dire, a quota 49 punti con il pareggio di oggi, ma viene avvicinato dal Cesena 46, dalla Virtus Entella e dallo Spezia che a quota 43 riescono ad agganciare il Novara. Poi Brescia 42, Bari 41, Avellino 40, Trapani 37, Ternana 36, Perugia 34, Latina 33, Modena e Ascoli 32, Livorno 31, Vicenza 30, Provercelli e Virtus Lanciano 29 punti, Salernitana 26, Como 21 punti. All'Adriatico Cornacchia è stato un derby tiratissimo, specie nel secondo tempo, Pescara bruttissimo fino all'ora di gioco, poi nell'ultima mezz'ora c'è stata la rimonta, un finale con tanta rabbia, ma la vittoria è sfuggita, non sono mancate anche le polemiche, due espulsioni nell'Ascoli e un giocatore del Fabbro che è finito in ospedale il servizio. Gara incredibile e incredibilmente nervosa all'Adriatico fra Pescara e Ascoli dopo 97 minuti che hanno regalato emozioni a raffica, oltre a 7 ammoniti e 2 espulsi. Il Pescara rallenta ancora la marcia e vede allontanarsi il Crotone, avvicinarsi alle spalle il Cesena. Non è stato il Pescara di Cagliari, ma dopo un primo tempo da censura nella ripresa ci sono state anche le occasioni per vincere la partita. Sugli spalti dell'Adriatico poco meno di 9.000 spettatori e settore ospiti desolatamente vuoto per decisione dell'osservatorio. In campo i biancazzurri si presentano con ghiotte novità nell'undici iniziale, con Coda dal primo minuto in difesa, così come Pasquato sulla tre quarti, tribuna per Cocco e panchina per Rolando Mandragora. Nell'Ascoli 11 più o meno annunciato, con Petagna unica punta di ruolo e Cacia in panchina. Si parte con un brivido in area biancazzurra al quarto, quando su angolo di Ancto Milanovic salta di testa indisturbato, colpendo però centralmente tra le braccia di Fiorillo. Ma la difesa biancazzurra è in bambola nei primi minuti e così al decimo, dopo un rinvio errato di Fiorillo e una dormita della difesa, la palla termina Iancto che mette la palla in rete per l'1-0 ascolano. Oddo imbestialito in panchina manda a scaldarsi Fornasiera e Mandragora, mentre al dodicesimo c'è un tiro di Caprari da posizione defilata con il pallone che termina al lato. Il Pescara soffre il pressing del centrocampo marchigiano e fatica a fare breccia nella metà campo ascolana. Alla mezz'ora c'è un lampo di Gianluca Caprari che fa tutto bene, mancando con una sassata dai 25 metri di pochissimo il bersaglio grosso. I biancazzurri cercano di fare la partita, ma alla manovra adriatica manca la consueta fluidità con i minuti che trascorrono e con Oddo che perde sempre più la pazienza prima dell'intervallo, che arriva dopo una buona opportunità per i biancazzurri con un salvataggio quasi sulla linea di Mitrea su punizione di Caprari. Nella ripresa si ricomincia con Mitriza al posto di un imbarazzante Coda e con un 3-3-4 che fa rischiare grosso al Pescara, con Iancoto che fallisce ancora il 2-0 davanti a Fiorilli che salva questa volta con i piedi. Oddo capisce che i rischi sarebbero troppi e manda in campo Fornasiera al posto di un impalpabile Pasquato. L'atteggiamento del Delfino sembra più propositivo, anche se l'Ascoli non sta certo a guardare. Al dodicesimo Verre in area anziché tirare tenta il cross e fallisce una buona opportunità, con al tredicesimo ancora un'occasionissima per Almici che chiama al miracolo il portiere del Pescara Fiorillo. La gara resta aperta con le due squadre che si allungano. Al quattordicesimo si infortuna Caprari e al suo posto entra Pierluigi Cappelluzzo. Al diciassettesimo però arriva l'ennesima perla di Lapadula che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa, fulmina Lanni per l'1-1 realizzando il pari e la diciassettesima rete stagionale. Il Pescara ci crede mentre i marchigiani perdono certezze e così Cappelluzzo fa 2-1 prima del gol di Giorgi che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pareggia di nuovo la contesa. Ma le emozioni non sono finite, perché al ventiseiesimo Milanovic colpisce a gioco fermo Lapadula e finisce anzitempo sotto la doccia. In superiorità numerica i padroni di casa sono chiamati a profondere il massimo sforzo, trovando con un colpo di testa di Cappelluzzo al 33esimo il miracolo di Lanni che salva anche due minuti dopo su conclusione di Torrera. Il Pescara preme con decisione, con l'Ascoli che stringe i denti davanti a Lanni che si salva anche al 40esimo con Cappelluzzo che spreca questa volta a due metri dall'estremo ospite, così come accade al 45esimo con Benalì che manca una facile occasione. Al 91esimo viene espulso anche
anche Giorgi per un duro fallo su Torreira. Verre al 93esimo, sbaglia il 3-2 con la traversa poi di Zampano al 94esimo, prima della rissa finale fra i giocatori delle due squadre. Ma in casa biancazzurra non c'è tempo di rimuginare, perché martedì sera sarà ancora campionato con il Trapani di Serse Cosmi ospite allo Stadio Adriatico. Come detto, un giocatore dell'Ascoli, peraltro un ex, il difensore del Fabbro, non è ripartito con il resto della squadra, ma è ripartito con un'altra macchina ed è andato a farsi medicare, è stato portato in ospedale a farsi medicare per via di una ferita lacero-contusa riportata proprio nell'immediato dopo partita all'altezza del naso. E ora parliamo di Virtus Lanciano, che ha colto un successo fondamentale per continuare ad alimentare il sogno della salvezza. Un gran gol, quello di Ferrari nella ripresa, ha consegnato i tre punti alla squadra di Maragliulo, che ha collezionato la terza vittoria in quattro panchine. La Virtus, che come abbiamo visto dalla classifica, torna in zona play-out agganciando la Provercelli. Una vittoria tanto bella quanto difficile alla vigilia, eppure il Lanciano, 9 punti entusiasmo ai rossoneri, 1-0 decide Nicola Ferrari, e non importa se il migliore in campo per i frentani sarà al 90esimo Alessio Cragno, modifica il modulo di gioco il tecnico rossonero, che deve rinunciare a Vitale, propone Rocca Bacinovic in mediana con Marilungo a dare manforte al duo Vastola di Francesco e all'occorrenza a supportare Ferrari, unico punto di riferimento in avanti. Il Bari dei tanti ex arriva a Lanciano per fare punti e per non perdere distanze dalle zone importanti della classifica. A fischiare al Biondi e Riccardo Rossi di Pordenone, avvio convinto della squadra di Andrea Camplone, nono minuto acuto dalla distanza dei biancorossi, conclusione dell'ex Sansone, in due tempi para, impresa bassa Cragno, 12esimo Puskas, palla al piede, prova ad accentrarsi ma lo stoppa a Menta in piena area di rigore, nemmeno 20 minuti e Maragliulo è costretto ad effettuare il primo avvicendamento, out Salviato dentro rigione. 20esimo fallo di Vastola su Defendi e relativa punizione da una ventina di metri affidata a Sansone, che calcia direttamente in porta, Cragno alza sopra la traversa e dagli sviluppi del corner il Bari è sempre pericoloso. 23esimo si rivede il Lanciano, Di Matteo sull'out di sinistro mette una palla insidiosa in area di rigore che però viene deviata in corner dagli sviluppi del tiro della bandierina, e Gaetano Vastola a pochi passi da Mikai, probabilmente a tentare la cosa più difficile, a non riuscire a sorprendere la retroguardia del Bari. 31esimo Bacinovic ferma Sansone al limite dell'area di rigore, giallo per lo sloveno e ancora una punizione insidiosa per i galletti pugliesi, la calcia De Luca ma Cragno fa sua la sfera senza grossi patemi. 32esimo sassata di Valiani dalla distanza e la sfera si infrange sulla parte alta della trasversale, altro brivido dunque per il Lanciano. 35esimo corner di Bacinovic, colpo di testa di Aquilanti da ottima posizione ma la palla è alta. 38esimo altro pericolo per la Virtus Lanciano, Puskas a colpo sicuro spara in porta ma Cragno è provvidenziale a preservare l'inviolabilità dei pali. Ripresa dagli sviluppi di un corner è subito pericoloso il Lanciano al nono minuto con Ferrari, che però cincischia al momento della conclusione. 17esimo e Nicola Ferrari si fa perdonare e inventa la cosa più difficile, un gol bellissimo con un pallonetto beffardo per Mikai, 1-0 per i frentani. Il Bari non ci sta e insiste nell'immediata ricerca del pari, soprattutto sulla corsia di destra. La squadra di Camplone prova a costruire le occasioni più pericolose. Insiste il Bari, 24esimo, bello scambio per i biancorossi e tiro di piatto di Dezzi con la conclusione alta sopra la trasversale. 38esimo, botta di Boateng da fuori area, palla alta. Poi Lanciano a presidio del risultato e Bari senza nemmeno troppa lucidità alla ricerca del pari. 1-0 e martedì a Como per un altro scontro salvezza che potrebbe voler dire molto sui prossimi passi in campionato del Lanciano.
E ora scendiamo in Lega Pro, ma prima di parlare di fatti di campo, leggiamo questa notizia: si è concluso oggi il procedimento sportivo di secondo grado Dirty Soccer innanzi alla Corte Federale d'Appello della Federcalcio riunita all'Hotel NH Vittorio Veneto di Roma. Dopo la prima giornata di ieri e gli ultimi casi esaminati stamani, il collegio presieduto da Gerardo Mastrandrea si è riunito in Camera di Consiglio per valutare i ricorsi di 10 società e di 18 tesserati contro le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale Federale Nazionale. Le sentenze non sono previste prima della prossima settimana. E tra le squadre più direttamente interessate c'è l'Aquila, che aspetta uno sconto rispetto alla penalizzazione inflitta in primo grado. Ebbene, l'Aquila oggi ha giocato al Fattori contro il Tutto Cuoio, ma non è andata oltre lo 0-0. Vediamo. Partita noiosa e sottotono. Si può riassumere così il secondo 0-0 consecutivo casalingo dell'Aquila, che contro il Tutto Cuoio allunga 6 la striscia dei risultati utili di fila, denunciando però un'involuzione nel gioco e nell'approccio, specialmente nella seconda parte di gara, dove gli uomini di Perrone hanno rischiato di soccombere dopo essersi allungati di molto in mezzo al campo. A nulla è servito il cambio di assetto in corso d'opera con l'ingresso di Boulevardi e De Francesco per dare qualità e sostanza alla manovra. Tegola in difesa con Pesoli costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo per un nuovo fastidio muscolare. Ma ripartiamo dall'inizio. Perrone opta per il 3-4-3 di Savona con il trio confermato in avanti De Sousa, Perna, San Domenico. Nel Tutto Cuoio di Cristiano Lucarelli c'è Giovinco dietro Shekilazze e Tempesti. In apertura, primo brivido di giornata per l'Aquila, annullato gol al Tutto Cuoio per irregolarità nell'area di rigore rossoblù. I pericoli però non sono finiti. Piva sbaglia il retropassaggio per Ascotti, provvidenziale di piede a salvare sull'arrivo di Shekilazze. Rispondono i padroni di casa al 25esimo con il solito San Domenico, ma il suo tiro è impreciso. Al minuto 37 ci prova Perna, stavolta sul cross di Triarico dalla destra, ma la conclusione aerea è facile preda di Feola. Nella ripresa il Tutto Cuoio sfiora il gol, prima sugli sviluppi di una punizione di Giovinco, ma l'arbitro ferma il gioco per offside, quindi con Caponi, che dopo la discesa di Shekilazze sfodera questo siluro respinto alla grande da un super Scotti, anche oggi provvidenziale come a Savona per mantenere inviolata la porta dell'Aquila. Al 30esimo però la chance più ghiotta per passare in vantaggio ce l'ha proprio la squadra di Perrone. Ligorio verticalizza per Perna, che a tu per tu con Feola sceglie inspiegabilmente il passaggio al centro per San Domenico. La difesa anticipa l'11 aquilano, ma il pallone arriva sui piedi di Manuel Mancini, che fa gridare il Fattori al gol. Il pallone però accarezza il palo e si spegne sul fondo. Nel finale ci prova anche Giordano Maccarrone, tornato dopo 2 mesi di stop per il problema muscolare di testa da calcio da fermo, trova però le braccia di Feola. Finisce così, secondo 0-0 al Fattori per l'Aquila, che sale a quota 20 sperando nella riduzione della penalizzazione in classifica dopo la sentenza in appello prevista per la prossima settimana. A fine gara è questa l'analisi del tecnico rossoblù, Carlo Perrone. Perché abbiamo forzato, abbiamo cominciato a giocare con la testa annebbiata, quindi invece bisogna avere sempre la lucidità. Abbiamo sbagliato comunque molto di più dal punto di vista della qualità. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene come nel primo. Nel primo mi è piaciuta la squadra, si è imposta, ha creato situazioni, è andata poi fa piacere, perché poi sono le cose che poi si provano in allenamento, belle, diciamo. Un bel gioco si è visto, ci è mancato il gol, ci siamo andati vicino, il campo certo non aiuta, perché quando vai a fare il cross finale, il tiro, il passaggio è decisivo, molte volte mai ti rimbalza male. Avremmo dovuto gestire meglio il pallone, non ci siamo riusciti, merito probabilmente anche del Tutto Cuoio, che comunque veniva qua dopo 5 sconfitte, sicuramente dal punto di vista mentale erano ben carichi, quindi non volevano ripetere quello che hanno fatto nelle ultime partite.
E ora parliamo di Teramo, che giocherà domani alle 17.30 al Bonolis contro la Maceratese. Il tecnico Vivarini dovrà rinunciare all'infortunato Petrella e agli squalificati Cruciani e Scipioni. Ascoltiamo lo stesso Vivarini. È una squadra che come caratteristiche ci può creare dei problemi, perché è una squadra che riparte con grande velocità, a livello di gioco fa poco, nel senso in fase di costruzione e sviluppo riesce a fare poco, però sono subito molto molto cattivi e veloci nelle ripartenze, e quindi ci porteranno a giocare tantissimo la palla a noi, e quindi abbiamo il rischio poi di queste ripartenze. Però io penso che se diamo attenzione alle cose che dobbiamo fare in campo e ci mettiamo quella grinta, quella voglia che tutti quanti vogliamo far apparire, e penso che ci abbiamo buone possibilità di fare il risultato. E la squadra deve dare una risposta soprattutto al pubblico di Teramo, perché ci teniamo tantissimo e veramente stiamo lavorando tanto sotto questo aspetto qui per gratificare la tifoseria di Teramo. Quindi l'obiettivo maggiore, ma chiaramente anche per il presidente, per tutti, perché comunque sia le vittorie riescono a far stare tutti più tranquilli e più sereni. Quest'anno abbiamo dovuto lavorare molto sotto l'aspetto mentale e abbiamo dovuto curare molto tanti aspetti. Io lo sapevo, avevo messo in preventivo all'inizio di quest'anno che sarebbe stato un anno di grande lavoro per me, e lo sto facendo con grande impegno, con grande voglia, e sono sicuro che a fine anno saremo ricambiati del lavoro che abbiamo fatto. Si è giocato un anticipo di Serie D nel pomeriggio. Il San Nicolò al Bonolis ha travolto il Giulianova per 5-1 e questa sconfitta pesante ha lasciato delle conseguenze, perché il direttore tecnico Michele Gelsi e l'allenatore Fabrizio Pisano si sono dimessi dopo la partita. Tutto sin troppo semplice per il San Nicolò. La gara contro il Giulianova, l'anticipo, serve per riprendere la marcia nelle zone nobili di classifica. Il campionato dei giallorossi invece assomiglia molto alle montagne russe. Bene e con grinta in casa, fragile, troppo fragile, quando questa squadra si allontana dal suo terreno di gioco, mostrando limiti evidenti. Gelsi conferma l'11 almeno in avvio, che ha battuto la Recanatese Alfadini la scorsa settimana. Modulo speculare quello sull'altro fronte di Massimo Epifani, con Bucchi riferimento avanzato, e Terrenzio Brighi, coppia centrale di difesa, vista l'indisponibilità di Rapino squalificato. Prima metà frazione senza sussulti, poi però il San Nicolò trova il primo vero affondo alla via della rete. Al 21esimo Bucchi recupera un pallone rubandolo a Proietti e a un difensore giallorosso, e deposita col sinistro in fondo alla rete. Proteste della formazione giallorossa per un presunto tocco con il braccio dell'ex Campobasso e Teramo. Scarsa la reazione ospite, e così, dopo una conclusione debole centrale di Merlonghi, è proprio il numero 11 a servire Moretti un pallone verticale che sembra irraggiungibile, ma l'uscita di Proietti, completamente errata, spiana la strada al tocco dell'attaccante di casa, che con la punta del piede deposita in fondo al sacco, nonostante il salvataggio di un difensore ospite. Strada ancora più in discesa alla mezz'ora, quando il corner ancora di Merlonghi trova sul primo palo sempre Moretti, che gira le spalle di Proietti, il gol del 3-0. San Nicolò che va vicino al poker in chiusura di frazione, quando il traversone di Massetti da destra trova dalla parte opposta la testa di Merlonghi, che c'entra solo l'esterno della rete. La ripresa ha poco da dire, se non fosse per il San Nicolò che arrotonda ulteriormente il punteggio con Moretti, di nuovo per lui tripletta sul servizio del solito Merlonghi, e al 64esimo con Bucchi che gira di testa un pallone comodo servito da Massetti. Il gol della bandiera lo realizza il neoentrato Mastrilli al minuto 77 sul servizio verticale di Giampaolo. Per il resto, cambi compresi, è solo una lunga attesa fino al triplice fischio finale, che condanna il Giulianova a rimanere comunque all'ultimo posto in graduatoria. Ma in casa giallorossa è notte fonda, la tifoseria delusa da una prestazione sconcertante chiede il ritorno di Francesco Giorgini e le dimissioni in massa per l'attuale entourage, che arrivano a fine gara perché si dimettono Gelsi e Pisano, e domenica arriva la capolista San Benedettese. Se pensano che sia io il problema, io mi metto da parte. Poi deciderà quello che è. Le decisioni se le prenderà il presidente, quindi le mie dimissioni le dico oggi, adesso, in questo momento qua. Poi deciderà il presidente se accettarle o no.
ma io da oggi non so più l'allenatore del Giulianova. Prenderò un po' di tempo, un po' di riflessioni e prenderemo la decisione giusta. Il nome di Francesco Giorgini, che è stato chiamato dalla curva del Giulianova, è un'ipotesi oppure no? Assolutamente no. Ed ora un ultimo servizio di ciclismo. Domani si svolgerà a Pescara la prima edizione della Gran Fondo Masciarelli, gara ciclistica riservata agli amatori. Si preannuncia la partecipazione di oltre 500 atleti che arriveranno da diverse regioni. Palmiro Masciarelli torna alla Gran Fondo Masciarelli dopo 7 anni, una pausa di qualche stagione. Ora si torna a Pescara in una kermesse importante con il patrocinio di enti, di Camera di Commercio, una manifestazione davvero di alto livello. Siamo ripartiti e ci tenevo a farle qui a Pescara perché comunque è diventata veramente una bella città e poi anche il percorso, partiamo da Pescara, andiamo sotto la Maiella, quindi la gente vede, parte dal mare, si trova la montagna innevata, riscende giù a Pescara, quindi pensiamo di fare a livello di immagine veramente una bella Gran Fondo. Percorso di 100 km e tra l'altro si preannuncia una partecipazione record di ciclisti, si prevedono 500 corridori che arriveranno da diverse regioni d'Italia. Sì, le iscrizioni sono arrivate dalle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Lazio. E sono ancora tuttora in corso delle iscrizioni. Importante anche l'appoggio della WISP Abruzzo Molise. Ma con la WISP ho sempre collaborato e anche gli altri enti veramente si sono dimostrati, diciamo, molti hanno collaborato molto, anche se la WISP ad organizzare, però anche gli altri enti ci hanno dato una mano richiamando atleti dei loro iscritti con loro, quindi con Capozucco ormai è l'ottava edizione in effetti che facciamo, le cose sono andate sempre bene, quindi anche a livello scaramantico rifacciamo con lui. Finisce qui questa terza edizione del TG6 che tornerà lunedì con la prima edizione canonica delle ore 14, vi ricordo gli appuntamenti di domani alle 14.25 circa con diretta stadio e alle 19.30 con l'Abruzzo del pallone. Grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.